Il trasferimento della scuola primaria di Guardia è stato al centro della seduta di consiglio comunale di ieri sera da Cireale, tema sollevato dalla mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Valentina Pulvirenti. Lo scorso 5 settembre, infatti, l'amministrazione comunicò al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rodari Elisabetta Maggio di voler trasferire la scuola primaria dai locali di Via Patrica 1 a quelli situati nella stessa via che ospitano le scuole medie, oggi primarie di secondo grado. La cosa, soprattutto a causa della tempistica, scatenò la reazione di genitori e insegnanti. Da qui nacque una petizione con più di 800 firme, fino alla mozione di ieri in cui la Pulvirenti chiede di rivalutare la scelta dell'amministrazione. Amministrazione che ieri in aula, nel Salone delle Terme, ha risposto che lo spostamento della scuola primaria di primo grado a Guardia non lede il diritto allo studio degli studenti, perché sotto l'aspetto didattico non cambia nulla, ha spiegato in aula l'assessore alla pubblica istruzione Adele Danna. Anzi, gli alunni del nuovo plesso potranno usufruire della palestra, di cui invece non dispongono nell'attuale sede. Invece il sindaco Roberto Barbagallo si è concentrato più sulla parte tecnica della questione. Nel periodo di Natale inizieranno i lavori per l'adeguamento dell'attuale scuola media grazie a due finanziamenti regionali per una totale di 200.000 euro, ha annunciato ieri in consiglio il sindaco Barbagallo. Il fax del 5 settembre è stato un equivoco, ha precisato in aula il primo cittadino, che però ha altresì ribadito che il trasferimento della scuola elementare è la scelta migliore per offrire servizi più adeguati alla cittadinanza e ottimizzare le risorse. In sede di dichiarazione di voto, la proponente della mozione Valentina Pulvirenti si è dichiarata soddisfatta a metà, perché se da un lato l'amministrazione ha chiarito la natura politica della propria scelta, dall'altro non ha precisato come intende utilizzare la sede dismessa e pianificare un piano strategico in questo senso. Per la cronaca, la mozione della Pulvirenti è stata bocciata con i 18 voti contrari della maggioranza.